Thank you.
Voi stessi avete visto come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa.
Benedetto Gesù, nostro Salvatore, che con la sua morte ci ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Guidaci, Signore, nella via del tuo amore. Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti rinascere ad una vita nuova. Fate che di giorno in giorno diveniamo sempre più conformi alla tua immagine. Insegnaci a fare sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti a te. E ci accettare te in ogni parola e in ogni avvenimento. Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri e ai sofferenti. E ricordare te presente nei nostri fratelli. Perdonaci le colpe commesse contro l'unità della tua famiglia. Forma di tutti noi un cuore solo e un'anima sola. Iniziamo questa nuova settimana e la guerra ancora continua imperterrita il suo corso. Ancora morte, distruzione, dolore. Per quanto ancora? Nel Salmo abbiamo cantato che c'è qualcuno che anche passando per la valle del pianto la sa cambiare in una sorgente, che anche vivendo la morte fa nascere vita. Ti ringraziamo, Signore, per tutti gli uomini e le donne che mentre ogni cosa e ogni casa viene distrutta, ricostruiscono, che stanno nel pianto e nel dolore senza evadere, ma portando parole e gesti di vita e di pace. Vediamo. E non di afflizione, combatti le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della distruzione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle altre.
concedi al nostro tempo giorni di pace.